che ogni giorno ci sbattiamo per cercare di portare avanti le situazioni. Sono venute le persone del quartiere a portarci chi i libri, chi le librerie, chi le testate del letto per far dormire le persone, a mangiare anche. Oggi qualcuno dice che è finito il campetto occupato, a parte che non è vero che è finito il campetto occupato, perché non finirà mai. E poi non è finito solo... E poi non è finito solo il campetto occupato, come vorrebbero far finire. Perché ad essere attaccato non è stato solo il campetto occupato, è stata la parte di buon cuore di questa città, la parte di buon cuore di questo territorio che negli ultimi 10-15 anni ha condiviso gli spazi di lotta in questa città. Penso agli ultras con cui abbiamo condiviso cortei, penso alle tante persone con cui in questa piazza o al paese ci siamo opposti quando è venuto Salvini, penso alle persone con cui abbiamo spartito i cortei per l'ospedale, penso di avere presidi per il condominio Soloviale e per via Bredolini. Il campetto occupato non era solo uno spazio libero in cui stare bene, in cui fare iniziative, era uno spazio di cui la città e il territorio aveva bisogno, perché se c'era un problema il campetto occupato rispondeva ai bisogni del territorio e ci rispondeva insieme, tra la gente e con la gente. Noi in questi giorni volevamo fare un volantino, poi non l'abbiamo fatto. Sì, questo volantino era tra il popolo con il popolo, e siccome avevamo tutta una serie di cose che ci erano state donate, tipo i forni elettrici, i forni a legna.